terzo anno consecutivo l'iniziativa Pesca lo Sconto. Ad organizzarla la Proloco della Città del Vitto, numerose le novità di questa edizione. Scopriamole insieme. Rilanciare l'economia locale in questo momento di crisi attraverso un'iniziativa che si ripropone per il terzo anno consecutivo di attirare l'attenzione dei consumatori in vista dello shopping natalizio. Così torna con l'adesione di 94 attività commerciali Natale a Morbegno, Pesca lo Sconto, al via dal 23 di novembre fino al 24 di dicembre. Ogni nostro cliente che fa un acquisto nei negozi che aderiscono all'iniziativa ha la possibilità, con lo scontrino in mano, di andare alle casette che si trovano in piazza Sant'Antonio, in piazza Mattei, e ha la possibilità di vincere un buono pescando all'interno delle urne. Le urne sono due. Un'urna è per i, tra virgolette, gli scontrini più bassi, nel senso che vanno da 3 a 25 euro, e l'altra urna va dai 25,01 in su. Hanno la possibilità i nostri clienti di vincere dei buoni che sono all'interno delle urne, e i buoni sono dei buoni acquisto spendibili nei negozi che hanno partecipato all'iniziativa. Inoltre sì, abbiamo tantissimi altri premi che sono i nostri sponsor a offrirci, e quindi avranno la possibilità di vincere prodotti che vanno a ritirare nei punti vendita degli sponsor, o altrimenti ci saranno tantissimi altri premi di consolazione che verranno consegnati direttamente alla casetta. Tra le novità di quest'anno, l'organizzazione dell'iniziativa affidata alla Proloco di Morbegno. La novità sostanziale è che quest'anno ci saranno i biglietti vincenti che si pescheranno, che saranno patinati e saranno dei veri e propri gratta e vinci, e per rendere più accattivante e rendere maggiore anche un divertimento, quello che è una cosa bella nel periodo natalizio. Quali sono le vostre aspettative? L'aspettativa maggiore è che Morbegno venga invasa da partecipanti, da persone che nelle vie del centro storico, e non solo, perché quest'anno, a differenza degli altri anni, ci sarà una folta partecipazione anche dei negozi nella parte di sotto di Morbegno, siano invasi in gran numero e in modo giocoso potranno fare shopping a natalizio.